Abbiamo anche finito? Come? Abbiamo finito? Sì. Puoi togliertelo. Così non mi registrate più tutte le cavolate che dico. Infatti. Siamo per tranquillamente un bicchiere di vino. Esatto. Allora, innanzitutto facciamo un brindisi, no? Per inaugurare questa intervista. A cosa brindiamo? Siamo a noi, a questa intervista. Alla mia prima intervista. Alla tua prima intervista. E si vede, questo lo tagliamo. Stiamo bevendo un Alta Langa Rosé, metodo classico, fatto dall'azienda Fontana Fredda. Un buonissimo vino. Sì, sì, buonissimo. Perfetto. Raccontaci un po' della vostra startup, di come siete nati, come nasce la vostra idea. Beh, nella tua introduzione hai toccato il motivo per cui siamo nati. Well Livery nasce perché una sera non avevamo più niente da bere e cercavamo qualcuno che ce lo portasse. Era il 2015, se non sbaglio, 2015, io e Andrea, che è un altro dei co-founder di Wine Livery, eravamo a cena con amici, effettivamente non c'era più nulla da bere. Abbiamo provato quindi a cercare su Google, ma ai tempi la delivery non era in voga come oggi. Alla fine sono passati solo 6-7 anni, ma a quei tempi in Italia operava solo Just Eat. Quindi la sera erano 9:30-10, nessuno ci portava una buona bottiglia di vino. Da lì è nata un po' l'idea, il tarlo che avevamo in testa, abbiamo cominciato a fare un po' di ricerche e ci siamo resi conto che invece in mercati più evoluti, in particolare negli Stati Uniti, c'erano già delle aziende che si occupavano di consegna di vino alcolici a domicilio. Abbiamo detto, ma se là funziona e ci stanno investendo un sacco di capitali i venture capital americani, probabilmente c'è un mercato e ci sarà anche in Italia. E ve lo sareste aspettato un successo del genere? L'abbiamo sperato tantissimo. Siamo stati, secondo me, molto bravi e anche fortunati sotto certi punti di vista, però è quello a cui ambivamo, poi è andata decisamente bene. Senti, adesso quali sono i vostri numeri? Siamo l'applicazione leader in Italia, siamo presenti su più di 60 città italiane con più di 80 magazzini, occupiamo quasi 1 migliaio di persone tra tutto quanto. Abbiamo chiuso l'anno nell'intorno ai 10 milioni di euro di fatturato. Tu cosa lo attribuisci in particolare questo successo? Cioè, quali sono secondo te i vostri punti di forza che vi differenziano magari da tutte le altre imprese che si occupano di consegne a domicilio, anche se non di consegne di alcolici e vini in generale? Beh, non pensiamo di essere i migliori, però posso risponderti su quali sono secondo me i nostri punti di forza. Una cosa che tentiamo di fare sempre è di seguire quello che ci dice il cliente. Wine Livery ha cambiato pelle tante volte, abbiamo continuato ad evolverci sempre ascoltando quello che voleva il nostro cliente, in alcuni casi anche andando contro le nostre idee, i nostri principi. Tendiamo a trasformarci sulla base dei feedback di chi sono i nostri principali utilizzatori. Questo vale per l'app, ma vale per il servizio in sé per sé, vale anche per le altre aziende parte del gruppo che invece si occupano di servizi B2B. Quindi questo è sicuramente un punto di forza. Nel mercato del vino e della delivery, secondo me abbiamo un altro punto di forza che siamo persone che non vengono dal settore del vino. Siamo persone che vengono dal mondo della tecnologia e del marketing. E questo ci ha permesso di essere abbastanza super partes in un mondo che invece è pieno di opinioni forti, e questo ci ha permesso invece di decidere proprio seguendo il cliente e non seguendo quello che si dice nell'elite del vino. E poi correlato a questo è il fatto che sviluppiamo la nostra tecnologia in casa. Capito. E per quanto riguarda i vostri clienti, il vostro cliente tipo? Quindi, tendenzialmente il nostro consumatore, la maggior parte dei nostri consumatori ha tra i 20 e i 40 anni, però l'occasione di consumo non è la festa. Ah no? Non lo so, perché io mi ci sono ritrovata un sacco di volte e non vi conoscevo. Sì, tendenzialmente serviamo occasioni conviviali in casa con poche persone. Portate anche gli aperitivi, certo. Qualcosa? Ah, bellissimo! Portiamo gli stuzzichini. Per esempio? Abbiamo dai crostini ai tarallini, patatine, patè. Bellissimo! Affettati, diciamo che tutto quello che è bevande, occasioni in cui si beve. Ok, ho capito. Senti, tu prima hai detto che venite dal mondo del marketing, no? A proposito di marketing, quanto è importante, quanto avete investito in pubblicità, quanto ha contribuito la pubblicità a raggiungere il successo? Tantissimo, sicuramente il marketing in un'azienda B2C, fortemente B2C e tra l'altro con una value proposition
che è innovativa sul mercato, cioè noi non facciamo una cosa particolarmente assurda o complicata, però siamo stati i primi a farla questa cosa, quindi non è solo raccontare un marchio, ma raccontare anche il servizio dietro a questo marchio. Quindi sicuramente il marketing è una competenza core. In questi anni abbiamo investito tanto, ci siamo fatti vedere abbastanza, sia su canali digitali, sia anche ricorrendo a campagne televisive molto rilevanti. Ce n'è stata una che ha fatto anche molto rumore, non so se tu l'hai mai vista. No, non mi è capitato. Com'era? Abbiamo rigirato una scena di Arancia Meccanica, che è la famosa scena del Trisam. La voglio vedere questa pubblicità. La scena come la recupero ora? Si trova dappertutto, è stata anche, abbiamo censurati, abbiamo subito qualsiasi cosa perché abbiamo portato il sesso a tre in prima serata su tutte le emittenti televisive. Di chi è stata l'idea? Voglio sapere chi l'ha inventata. No, l'ha inventata un'agenzia. Noi abbiamo avuto solo il coraggio di sceglierla tra tutte le cose comunque che ci hanno proposto. Quindi un po' lo zampino quindi ce l'abbiamo messo. Ce l'avete messo, ce l'avete messo anche voi. E quella è stata una campagna che ha fatto anche abbastanza storia nel mondo della comunicazione. Ci ha portato anche un sacco di bene, perché poi effettivamente ci ha permesso di crescere e diventare virali, dall'altro ci ha portato anche diversi problemi, però questo... Legali. Sì, abbiamo censurati, sì certo, perché comunque siamo usciti con un contenuto comunque che non presentava nessuna oscenità, però concettualmente ci sono delle fasce della popolazione che si sono sentite offese dal contenuto che abbiamo portato in televisione. Questo ovviamente non è la mia opinione, però è quello che ci sono contestato. E ne senti obiettivi per il futuro? Beh, oggi siamo qui a fare questa chiacchierata dentro uno dei nostri locali. Abbiamo l'obiettivo di trasformare OneLivery da solo un servizio, una community che si occupa delle persone a casa, quindi consegnando da bere, facciamo anche training, formazione, abbiamo una serie di contenuti che si possono fruire da casa, in un brand che accompagna le persone che vogliono avvicinarsi al mondo del beverage anche fuori casa. Quindi abbiamo a piano un centinaio di questi locali che apriremo nei prossimi tre anni in tutta Italia, e a brevissimo lanceremo anche la nostra linea di gite in cantina o esperienze legate al mondo dell'enoturismo che si potranno prenotare direttamente in app da dovunque tu sia. Bellissimo! Ho visto che hai scritto un libro tu. Hai scritto un libro che si chiama Fare Startup in Italia. Perché l'hai scritto? Cosa ti ha spinto? Perché ero in vacanza, non avevo niente da fare e mi sono messo a pensare cosa avevo fatto negli ultimi 5 anni. Se non sbaglio l'ho scritto ad agosto 2020, poi ho dovuto fare tutte le varie revisioni. Però questo momento in cui l'ho scritto è, diciamo, che era un momento in cui mi sentivo di aver completato un primo ciclo imprenditoriale. E quindi, siccome poi, essendo abbastanza conosciuto nell'ambiente startup, spesso ragazzi mi chiamavano per chiedermi consigli, sottopormi il loro business plan, ho pensato di raccogliere in un breve libricino le cose principali che mi sono state utili, che mi sono dovuto imparare sul campo in questi anni, per far sì che le altre persone potessero invece averle già pronte, quindi evitare di fare gli errori che ho fatto io. E quindi, se lo dovessimo riassumere, questo il consiglio, diciamo, principale che vorresti dare a un ragazzo che sta iniziando ora? Secondo me c'è un principio fondamentale nel mondo imprenditoriale, che è il fare. Se non fai cose, sicuramente non avrai successo. Se fai cose, hai una buona probabilità di succedere, quindi di far accadere quello che hai in mente, e non buttarsi giù, cioè devi essere determinato, continuare a spingere anche quando le cose non vanno. Oggi ti ho raccontato una storia che sembra lineare, ma abbiamo preso tantissime bastonate, tantissime cose non hanno funzionato, abbiamo affrontato tantissimi momenti di difficoltà in questi anni, difficoltà operativa, personale, finanziaria, perché poi quando si fa questo mestiere tutto finisce insieme. Non c'è una commistione generale tra vita personale e lavorativa. Tu lavori tanto? Lavoro sempre meno. Partivo da un numero di ore abbastanza elevato, quindi lavoro ancora tanto, però mi sto impegnando a non lavorare troppo, aumentare la qualità del tempo che spendo al lavoro, diminuire la quantità. Bravo, giusto. Va bene, grazie Francesco. Grazie mille. Per la portiera, io che lavoro facevo prima. Speaker radiofonico. E l'animatore turistico. Ma infatti vedevo che avevi proprio che hai una prontezza di lingua, una dialettica. Questo durante l'università o dopo? Durante l'università. Come facevi a conciliare, scusa, la bocconi? Non andavo a scuola. Ah, a posto. Semplicissimo.